Siamo qui con il mister in seconda dello Spoltore Masciovecchio, una prova difficile su un campo difficile. Sicuramente, una prova dura, prima partita di campionato dopo comunque una stagione e mezza passati a guardare gli altri giocare. Abbiamo vinto su un campo difficile, era una vittoria che ci serviva dopo la prestazione di domenica. Il mister Del Gallo l'ha preparata benissimo e i ragazzi io credo che hanno messo in campo il cuore. L'abbiamo vinta perché la volevamo vincere, però onore e merito all'Alba Adriatico, una squadra giovane che sicuramente darà filo da torcere in questo campionato. Partiamo bene e potremo passare una settimana più tranquilli. Buona prova dell'Alba, ma cosa è mancato alla fine? No, buona prova no, perché nel primo tempo soprattutto abbiamo lasciato troppo il pallino del gioco allo Spoltore. Anche colpa mia se vogliamo, perché ho voluto cominciare con un sistema di gioco che non permetteva di accorciare subito sui loro riferimenti. Quindi, però devo dire tutto sommato lo Spoltore ha fatto veramente un tiro in porta il primo tempo, anche in una situazione che avevamo studiato in settimana, un 3 contro 2, non possiamo farci sorprendere in quel modo con una palla buttata lì. Ripeto, lo Spoltore ha giochicchiato senza creare niente, noi potevamo ripartire. Il problema è che lì davanti siamo purtroppo nelle condizioni che sapete tutti, ci ritroviamo anche con Lucas, l'unico attaccante centrale che ha avuto questo problema. Branno stesso che è entrato in settimana aveva avuto un problema alla caviglia e quindi non era al 100%, poi l'ho dovuto sostituire. Quindi abbiamo diversi problemi, non ce la nascondiamo, però devo dire che negli ultimi 20 minuti soprattutto la squadra ha creato tantissimo e anche il pareggio ci sarebbe stato stretto per le occasioni che abbiamo creato, sono state 4-5 occasioni nitidissime. Ripeto, anche non facendo una buona partita, perché non siamo stati, non è la squadra che piace a me, c'è ancora da lavorare tanto, i problemi sono tanti, lo sapevamo, però siamo qui per lavorare, sono stato chiamato per questo, insomma, per cercare di tirare su questa squadra nelle difficoltà che ci sono, ripeto, ma contiamo di tirarci fuori attraverso il lavoro, altre cose non ce ne stanno. Poi è chiaro che ci manca ancora qualcosina, lo sappiamo, siamo contati, mi sono dovuto inventare Picone e braccetto di destra con sinistra, insomma. Però la società sta cercando di fare il possibile, sta cercando di mettermi nelle condizioni di anche quest'anno di fare un campionato dignitoso, così come nelle passate stagioni dell'Alba, e speriamo di cominciare a fare delle prestazioni importanti all'altezza, perché soprattutto il primo tempo, ripeto, è stato un tempo regalato all'avversario.